Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao, in questa puntata di Cazzeggio Catabiotico parleremo di come orientarsi senza l'uso del navigatore satellitare, senza l'uso del cellulare, ossia senza utilizzare e senza dipendere dal GPS. Oggi viviamo immersi nella tecnologia. Smartphone e navigatori satellitari sfruttano i segnali GPS per fare il punto. Inoltre incrociano tali dati triangolando la propria posizione rispetto alle celle dei ripetitori GSM ed UMTS per erogare agli utenti servizi di rete ad uso civile di tipo puntuale. Tuttavia, i segnali provenienti dalla costellazione Navstar GPS, che è Made in USA, in determinate condizioni potrebbero oscurarsi in caso di invasioni, di guerra, sindrome di Kessler. La costellazione dei satelliti GPS non è l'unica costellazione ad erogare tali impulsi radio. Esistono anche delle costellazioni simili, cioè che assolvono la stessa funzione, e sono la costellazione dei satelliti Galileo, che di fatto è un GPS Made in Europe, il sistema Beidou, che è il GPS Made in China, ed ovviamente il GLONASS, che è il GPS Made in Russia ed India insieme. Quanti di voi saprebbero orientarsi in una mappa cartacea se il GPS o il navigatore satellitare non fosse utilizzabile? Onde evitare di essere degli utonti totalmente dipendenti da dispositivi elettronici, in questa puntata si fornirà una serie di rudimenti minimi per avere gli skills per restare autonomi e potersi sempre orientare. Latitudine, longitudine e altitudine. La latitudine è la distanza angolare di un punto dall'equatore e può essere solo nord o sud per ovvie ragioni. La longitudine, dal 1884, è la distanza angolare di un punto dal meridiano di Greenwich, Londra, e può essere solo ovest o est. Le due misure si hanno come unità, diciamo, di misura gradi, minuti, secondi. Ad esempio, le coordinate del Colosseo sono latitudine nord 41 gradi 53 minuti 24 secondi, longitudine est 12 gradi 29 minuti 32 secondi. Ovviamente la misurazione, se fatta a spanna larga da un uomo, ha sempre una stima grossolana e dipende anche dal contesto in cui la stima è effettuata, quindi non è detto che sia così precisa da contenere anche le indicazioni dei secondi, ma soltanto la posizione dei gradi e dei minuti. L'altitudine è la distanza che si misura in metri prendendo la verticale dal punto considerato sulla superficie terrestre a partire dal livello del mare. Ad esempio, la cima del Monte Cimone è alto 2165 metri di altitudine. La bussola, una mappa, l'azimut, le coordinate, il calcolo della distanza. Ci sono due brevi ed esaurienti video che vi invito ad andare a visionare perché danno gli skill minimi in modo intuitivo per conoscere che cosa sia l'azimut, ossia la rotta da tenere rispetto al polo nord magnetico per raggiungere ogni obiettivo, usando come riferimento una mappa cartacea. Il link di tutto quanto lo trovate in fondo alla descrizione di YouTube di questo video. Un altro video interessante, sempre che trovate nella descrizione in fondo a questo video, è la stima del calcolo della distanza, che non si può fare se non si dispone di un cordino, strumento efficiente per andare ad stimare su una mappa approssimativamente la distanza che non sia misurata in
distanza lineare in area. Il calcolo della quota. Altro semplice video che illustra la metodologia per la stima della quota, utile anche per esercizi più complessi in caso di marce per tappe forzate, in modo da sapere quale sia la pendenza media in lungo un certo tragitto da percorrere composto da vari punti intermedi. Orientamento notturno, diurno, senza bussola in Italia. Di notte, se il cielo non è nuvoloso, occorre rintracciare la stella polare. Questo vale per l'emisfero boreale, in cui noi italiani siamo collocati. La stella polare indica sempre il nord. Basta cercare il carro, alias l'orsa minore, dopodiché avete trovato il riferimento del nord. Se avete assistito poi al tramonto, allora saprete dov'è l'ovest e per converso potete sapere dov'è l'est, di conseguenza potete sapere anche dove sia il sud. In alternativa, se siete in un bosco e vi siete persi, 1. Cercate negli alberi dove si trova il muschio. È il luogo dove non batte mai il sole ed indica il nord. 2. Scendete sempre a valle oppure cercate un fiume e seguitene il corso. In Italia, lungo tutti i fiumi e in tutte le valli, esistono sempre dei centri abitati. 3. Sfruttate inoltre i riferimenti geografici che potete vedere ad occhio nudo per orientarvi. Ad esempio, sulla costa adriatica il mare indica sempre l'est, sulla costa tirrenica il mare indica sempre l'ovest, sulla costa ligure ionica il mare indica sempre il sud, mentre il sole sorge sempre ad est e tramonta sempre ad ovest. Di conseguenza, adesso avete tutti gli strumenti per orientarvi senza dipendere in modo utontico dal vostro telefonino o dal navigatore satellitare. Ciao, alla prossima!